proviamo a parlare di questo brano del Vangelo, ci facciamo aiutare anche dall'immagine. Ecco, qui c'è la parola, ma anche lì c'è la parola, perché gli antichi iconografi, quelli che traducevano la parola di Dio, dicevano: stiamo scrivendo la parola di Dio. E infatti questa icona antica è la trasfigurazione. Allora, proviamo adesso a guardarla. Anzitutto Gesù va su un monte alto. Probabilmente la tradizione dice il monte Tabor, che è, diciamo, a metà strada fra la Galilea e la Giudea, ma va in alto, va su un monte perché quando si prega, andando in alto, siamo ancora più vicini all'Altissimo, che è Dio. Quindi Gesù, quando va in alto, va a pregare. Le altezze dicono davvero una vicinanza a Dio. Si porta con sé tre amici. Chi sono questi tre amici che si porta? Quello sapete già perché avete seguito. Sono Giacomo, Giovanni e Pietro. Facciamo finta che lo sapevate, non ha risposto nessuno, ma è lo stesso. Giacomo, Giovanni e Pietro, che sono lì sotto. E partecipano ad un'esperienza di preghiera fortissima. Io la definirei un bagno di luce. Un bagno di luce. Dice che Gesù, tenti bene, fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù si è trasformato, attenti, questo verbo trasfigurare in tutta la Bibbia c'è solo quattro volte, sempre al passivo. Per chi conosce un po' i tempi verbali, al passivo vuol dire che non è stato lui a trasfigurarsi, fu trasfigurato, quindi una luce lo ha avvolto. E lui è risultato tutto bianco. Dice l'altro Vangelo, le sue vesti erano bianchissime, perché il bianco è il colore che porta tutta la luce, non la chiude, il nero la chiude la luce, ma il bianco la fa uscire fuori. Quindi viene illuminato e lui stesso, Gesù, diventa luminoso. È come quando uno va al mare, d'estate, non d'inverno, d'estate. Se sta sotto il sole, non è che deve fare una gran fatica a diventare, ad abbronzarsi. Basta che stia sotto il sole. Se sta sotto il sole, si abbronza. Gesù, stando nella luce della preghiera, diventa luminoso, luminoso. Chi si mette in preghiera e da coglie la luce di Dio, diventa luminoso. Però attenti bene, non a tutti succede questo, anzi solo Gesù riesce a diventare così luminoso, a far vedere tutta la luce bianca. A noi succede invece che a volte, venendo a pregare, non diventiamo così bianchi. La questione è della accoglienza della luce. Ve l'ho già spiegato tante volte, la luce, questo è viola, perché tutti gli altri colori li trattiene e tira fuori solo il viola, ma tutti gli altri sono nascosti, sono dentro, sono imprigionati. Il nero imprigiona tutti i colori ed esce il nero, il bianco li libera tutti. Il bianco è capace di riflettere la luce. Noi non siamo così capaci. E infatti, portando i tre discepoli, guardate lì, cosa succede? Che questi tre discepoli, appena arriva un'esperienza di luce così forte, cadono per terra. Vedete quei tre in basso? Sono Giacomo, Giovanni e Pietro. Cadono tutti e tre e rimangono tramortiti da questa esperienza, non la reggono, tranne uno. Chi è? Pietro. Bene, finalmente qualcuno che ha risposto positivamente, bravo Massimo. Pietro,
guardate, due sono per terra, si chiudono gli occhi, non riescono a vedere la luce, l'altro invece alza la mano così. Che nell'antica iconografia la mano così è la professione di fede. Quando questa ragazza qui, che si chiama Mia, riceverà il battesimo assieme a Stella e a Filippo, Mia farà la professione di fede qualche giorno prima del battesimo. Pietro, prima di andare sul monte, lui non lo sapeva, ma aveva fatto la professione di fede. Infatti aveva detto qualche giorno prima: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Cioè, io ti riconosco. E Gesù ha detto: bene, questa è una professione di fede. Allora adesso possiamo provare a fare questa esperienza. E infatti, quando salgono lì, l'unico che alza il braccio e che riesce a vedere è proprio Pietro, il quale dice: cavolo, ma qua è proprio bello. È bello vivere questa esperienza di preghiera qui. Quando uno viene alla messa, dovrebbe uscire col volto radiante, abbronzato, bello, gioioso. Tant'è che quelli di fuori, quando andate a casa, dovrebbero dire: ma cosa ti è successo? Sei così solare, così bella, cosa ti è successo? Mi sono abbronzato di luce. Guardate che succede questo, Provate a vedere anche i vostri ragazzini quando tornano da un'esperienza di campeggio. Guardate, noi facciamo la preghiera in campeggio la mattina, si svegliano, dite se non è vero, dite di sì. Si svegliano, andiamo a far colazione e poi subito dove andiamo? A fare la preghiera con i canti. Ecco, quando iniziamo a cantare, a pregare, i ragazzi veramente portano la luce, cambiano. Quella è l'esperienza semplice, loro non se ne accorgono nemmeno, ma è l'esperienza proprio di illuminazione. È tutto lì, il campeggio ha la sua fondamenta in quella preghiera lì. Ecco, quando uno torna a casa è contento. Se uno invece è come gli altri due, quando esce dalla chiesa dicono: ma dove sei andato? A un funerale? Anche il funerale dovrebbe essere una cosa bella, però adesso... Cioè, se noi non ci apriamo alla luce, se noi non facciamo la nostra professione di fede, la nostra vita si intristisce e non servirà venire a messa. A messa o ci veniamo perché siamo convinti che stiamo facendo un bagno di luce e il Signore ci dà serenità, altrimenti è meglio non venire. Che noia la messa, che brutto, ma tutte ste messe! Si potrà vivere così la messa? La messa invece è davvero un bagno di luce. Ecco, allora oggi impariamo proprio questo, a vivere l'esperienza di preghiera così come nella trasfigurazione. Ci lasciamo illuminare dalla luce di Dio.